Siamo in compagnia del dottor Francesco Tomei, medico ginecologo esperto in PMA. Benvenuto. Grazie. Dottor Tomei, la procreazione medicalmente assistita è un percorso assolutamente molto difficile quanto necessario per quelle coppie purtroppo affette da infertilità. Che cosa ci si deve aspettare da un medico di PMA, esperto di PMA, per una coppia che si rivolge a lei per la prima volta? È un percorso, come diceva lei, estremamente difficile, se non altro perché è lungo, perché i risultati avvengono nelle condizioni migliori in un lasso di tempo abbastanza lungo, di qualche ciclo, un po' come avviene sotto le lenzuola: c'è chi al primo tentativo ha un figlio, chi ci mette 7-8 mesi. La ricerca di un figlio è un percorso e questo percorso a volte non è così breve. Cosa può fare il medico? Ma io penso che una cosa importantissima sia quella informativa. La coppia deve sapere quello che stiamo facendo, le cose positive, le cose negative, deve comprenderle e viaggiare assieme un po' anche in alcune condivisioni di scelte dove ovviamente le scelte mediche di un certo livello vanno fatte dal medico. Ci sono molte scelte dove bisogna anche sentire il vissuto di una persona, bisogna condividerlo, bisogna trovare una soluzione che vada bene a questa coppia. Questo non togliendo quello che c'è di base scientifica, di medicina basata sull'evidenza, ma su tutto quello che è sfumato va, secondo me, trovato assieme alla coppia un percorso condiviso. Un'attenzione dunque profonda per gli individui, per la coppia, e un'attenzione sia per quanto riguarda il caso femminile, ma anche quello maschile. Certo, certo. Dobbiamo coinvolgerlo, a volte è un po' più difficile perché anche in una consulenza solitamente la donna che parla, che esprime, difficilmente si inserisce il partner. E anche lì forse il medico un po' a stimolarlo a un coinvolgimento è un qualcosa che dobbiamo sforzarci di fare e vedo che se lo fai poi diventa un discorso a tre, un discorso e un altro dato cerchiamo anche noi che noi lavoriamo in gruppo ovviamente, quindi c'è la coordinatrice dei pazienti, c'è la biologa, che tutte queste figure abbiano in qualche momento un punto di confronto. Perché ovviamente parlare con la coordinatrice infermieristica può essere più precisa di me in tante situazioni organizzative e a volte magari anche confidenziali, mi arrivano domande attraverso la coordinatrice. E lo stesso così con la nutrizionista, con la biologa. Creare per la coppia l'idea che è entrata in un gruppo dove può avere a ogni sfaccettatura l'interlocutore. Si diventa una squadra. Si diventa una squadra. Assieme alla coppia. E la coppia è assieme alla coppia, esatto. Dottor Tomei, quando una coppia riesce, diciamo così, ad arrivare al suo obiettivo, a quello che è il loro arcobaleno, ad ottenere finalmente una gravidanza, ad avere un bambino, è un successo loro, ma è un successo anche vostro? Certamente sì. Dopo quando ti arrivano le fotografie, le tieni lì, le appendiamo, cioè una soddisfazione importante. Dare la vita... La possibilità di una nuova vita a dei genitori, che quindi il continuare da specie, che qualcosa di te continua, penso sia molto bello. Dottor Tomei, una domanda che giunge spesso alla nostra redazione, e colgo l'occasione che ho qui lei oggi. Quando una coppia dovrebbe capire che è il momento di fermarsi, quindi di non andare oltre con un percorso di procreazione medicalmente assistita?
Sì, allora ci sono ovviamente dei limiti, questi limiti possono essere intanto su delle patologie di base che una coppia ha che metterebbero a rischio anche la propria salute nell'avventurarsi in una gravidanza o in avventurarsi in una stimolazione ormonale, quindi delle situazioni di base che già si vedono prima. E poi l'accanimento, così come lo chiamano alcune coppie, non vogliamo accanirci quando avviene. Sappiamo che le procedure dopo il quinto, sesto tentativo non danno più un qualcosa di utile, quindi bisogna cambiare strategia, upgradare la procedura che stai facendo, ad esempio da un omologo a un eterologa. Ma su quella procedura che hai fatto fino a quel momento probabilmente non puoi investirci più di tanto. Il fattore età che è importante, da un punto di vista diciamo omologo, riuscire a stare se non sotto i 35, ma 36, 37, 38 anni sarebbe l'ideale. Facciamo fino a 50 anni, con l'esclusione di 50 anni anche le eterologhe, secondo me forse è anche un qualcosa, un'età un po' troppo avanzata, non tanto per ottenere un figlio che con una ovodonazione si ottiene anche oltre i 50 anni e in maniera relativamente facile, ma quanto per la patologia ostetrica, l'utero che non ha più quella funzione che aveva solo fino a qualche anno prima, meno vascolarizzato, più fibroso, più rischi di patologia della gravidanza, che non sai mai come vadano a finire, sono talmente imprevedibili. Quindi ci sono delle situazioni dove forse bisognerebbe riflettere e dire va bene E così. fare un po' un punto della situazione. Grazie mille, dottor Tomei, per essere stato Grazie con noi.